Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Aperi News. Come anticipato in chiusura della scorsa puntata, torneremo a parlare di piante, di vivai e soprattutto torneremo a parlare di piante da esterno e da interno per scoprire nuovi segreti su questo mondo meraviglioso. E per farlo ritorniamo ai vivai Valverde e vi riproponiamo un altro pezzo dell'intervista. Andiamo ovviamente in un'altra area e parliamo di un'altra tipologia ovviamente di piante. Queste diciamo che sono molto conosciute alle donne ma anche agli uomini in casa. Qui abbiamo predisposto una zona delle più frequenti piante aromatiche che possiamo trovare in cucina. Quindi abbiamo delle salvie, il prezzemolo, il timo, la maggiorana, il rosmarino e poi anche delle altre cosette, per esempio delle piantine di fragole che anche loro presentano delle foglie secche, vediamo qui qualcuna delle fragoline che ancora si conserva, e poi dell'erba cipollina. Allora, al momento spesso siamo abituati a trovare l'erba cipollina al supermercato in mazzetti già pronti e difficilmente riusciamo a immaginarci come possa apparire sul nostro balcone, ad esempio. Questa, come le piante che vedevamo prima, al momento è in fase di riposo invernale, quindi la vegetazione che l'anno scorso sarebbe stata buona da raccogliere è andata a riposo, ma sta svolgendo la funzione di proteggere i bulbilli che ci sono sotto, perché l'erba cipollina ha un bulbetto così come la cipolla, e sotto, se andiamo a scostare infatti la vecchia vegetazione della pianta, vediamo che si stanno preparando i nuovi germogli pronti per la primavera e quindi poi per essere eventualmente utilizzati in cucina insieme a tutte le altre cose. Un'altra cosa interessante da vedere, e che credo alcuni ascoltatori abbiano chiesto, è cosa succede quando le foglie ingialliscono o quando si vengono a creare delle patine. Ora, patine ne abbiamo di diversi tipi e quindi è un pochettino complicato riuscire a distinguerle tutte da soli, spesso ci si affida a un esperto, quindi o al vivaista stesso, oppure esistono delle fitofarmacie che poi riescono ad analizzare per esempio il tipo di fungo o di malattia specifica. In questo caso, per esempio, abbiamo delle macchie che probabilmente sono fungine perché si presentano un pochettino scure e hanno attaccato questa pianta di salvia, che possiamo comparare con una molto più sana invece. L'ingiallimento delle foglie invece è anche qui una cosa stagionale, cioè la pianta di salvia tende a far ingiallire qualche foglia soprattutto nella parte basale del fusto, quindi quelle più bassine, mentre mantiene verdi, come vediamo in questa pianta, quelle più alte che riescono a prendere più luce del sole. Quindi poi nel periodo a fine inverno potremo intervenire con delle potature eventualmente, se vogliamo, per far rivegetare la parte inferiore e quindi farla arricchire un pochettino, ma al momento la manteniamo senza toccarla, senza avere troppa premura di intervenire con le forbici per proteggere la vegetazione sottostante. Parliamo anche di esposizione, perché molto spesso non si sa dove posizionarle queste tipologie di piante, che sono forse le più comuni che abbiamo ovviamente in casa. In questo caso qual è la location giusta? Allora, nel caso delle aromatiche parliamo soprattutto di quelle più robuste, quindi per esempio le salvie, i rosmarini, i timi, le maggiorane, così anche l'erba cipollina. Queste prediligono, essendo delle piante da macchia spontanea mediterranea, si trovano molto spesso in natura, prediligono delle esposizioni soleggiate, preferibilmente all'esterno. Non è un problema se qualche giorno per necessità, perché per esempio per fare una decorazione decidiamo di portarle sul davanzale della cucina, questo va assolutamente bene, non andranno in sofferenza, ma tendono a soffrire di più se si tengono perennemente in cucina, per esempio perché è un ambiente umido, ci sono i fumi della cucina, mentre loro prediligono un'esposizione soleggiata, spesso secca, perché infatti le vediamo in natura, crescono per esempio su terreni rocciosi non troppo nutrienti. Preferiscono per esempio soprattutto le salvie terreni molto rocciosi o comunque molto drenanti, dove non c'è ristagno d'acqua, perché spesso le salvie, ad esempio, così come le lavande che soffrono spesso i clienti, vanno in sofferenza per l'umidità, quindi tendono a marcire. Questo perché loro in natura crescono su terreni rocciosi o semirocciosi. Un discorso diverso invece per esempio per il prezzemolo, il basilico, la mentuccia o anche le fragole. Queste prediligono esposizioni un po' più da mezz'ombra, quindi soleggiato luminoso sì, però senza sole diretto che altrimenti le brucerebbe.
molte delle piante che suggerisco con esposizione soleggiata hanno la foglia chiara. Questo gli consente di riflettere quella che è l'esposizione solare alla quale sono sottoposte. Quindi il teucrium va ad avere poi delle fioriture con fiorellini azzurri in estate, molto piacevole, piuttosto che le cinerarie, quindi Senecio cineraria. Abbiamo poi degli elicrisi, sia il Petiolaris che quello officinalis. Poi abbiamo delle flomis che fanno sempre parte delle salvie, è una salvia ornamentale, fioritura gialla. Così come abbiamo dei cisti che hanno tantissime gradazioni di colore, fioriture sempre estive prevalentemente, e sono piante molto robuste dalle ridotte necessità idriche. Quindi perfette per fare una siepe, per ovviamente arricchire il giardino. Queste sono delle piante prevalentemente cespugliose. Per quanto riguarda le siepi, possiamo andare o sulla piracanta, che va a produrci delle fioriture bianche e delle bacche molto colorate, arancio o rosso o giallo, nel periodo autunnale. L'alloro può tranquillamente essere usato sia sotto forma di albero che sotto forma di siepe, molto robusto, anche lui è una pianta mediterranea, quindi non soffre di tantissime patologie. E l'oleandro, che possiamo trovare in tantissime colorazioni, anche questo di fiore, può dare dei grandi tocchi di colore e possiamo tenere anche lui in forma sia di albero che di siepe. E poi abbiamo la murraia esotica, che si deve pensare fa parte della famiglia degli agrumi. Quindi produce dei fiori che somigliano molto alla zagara, bianchi e intensamente profumati in estate. Poi possiamo virare altrimenti, come piante da siepe bassa, sui bossi, ce n'è di diverse specie. C'è sia il sempervirens che altre varietà, e queste hanno la particolarità, per esempio col freddo, di cambiare colore della foglia. Quindi ora lo vediamo rossiccio, come prima potremmo pensare che sia malato, e invece è soltanto una variazione in base alla temperatura. Esatto. Adesso invece ci spostiamo nelle regine degli appartamenti, che vedo qui proprio dinanzi a me, che sono le orchidee. Cioè, penso che sono forse le piante più comuni, più presenti nei nostri appartamenti, che arricchiscono molto spesso. Allora, parliamo un po' di questa tipologia di orchidee e di quelle che sono le caratteristiche e le difficoltà, se sì, difficoltà ci sono. Allora, le orchidee spesso capita di riceverle in regalo, per esempio, per un compleanno. Ce n'è di tantissime varietà in realtà in natura. Quelle che noi spesso riceviamo o riusciamo a comprare sono le Phalaenopsis, quella classica, diciamo, con questi fiori molto grandi, dai petali alla forma arrotondata. Ce n'è di tantissimi colori e anche la forma delle foglie è molto variegata. Altrimenti poi, per esempio, possiamo ricevere dei Cymbidium. Questi qui sono molto robusti, molto resistenti, e può essere anche piacevoli piantarli all'interno del giardino. Resistono talmente bene come piante che riescono anche a rifiorire molto facilmente. E rispetto alle orchidee possiamo dare qualche consiglio un pochettino più nel dettaglio. Spesso le riceviamo sotto questa forma, in un vasetto di diverso tipo, può essere più o meno trasparente, e vengono allevate in una corteccia, perché loro in natura crescono sugli alberi, quindi si aggrappano a quelle che sono le cortecce degli alberi, quindi gli viene riprodotto un substrato molto simile a quello che troverebbero in natura. Come curarle? Sicuramente non esagerare con le irrigazioni, quindi come prima toccare la corteccia e guardare il colore delle radici. Le radici, quando sono argentate, significa che potremmo iniziare a irrigare la pianta, e soprattutto se la corteccia non è umida. Un'altra cosa potrebbe essere produrre dei fori sul vaso, quindi con una punta, ad esempio un punteruolo, per permettere uno sgrondo maggiore e un arieggiamento migliore delle radici. E poi una cosa che è sempre un pochettino incerta è cosa fare dello stelo dopo che la pianta sfiorisce. In questo caso dobbiamo fare delle distinzioni, cioè su come si sta comportando lo stelo. Se lo stelo è già avvizzito o sta tendendo ad ingiallire, possiamo rimuoverlo, significa che è inutile. Ma la particolarità di queste Phalaenopsis è che spesso producono degli altri fiori sullo stesso stelo florale, quindi se lo stelo rimane verde lo possiamo mantenere, lo possiamo potare
qualche gemma più sotto, e da qui ripartirà un nuovo stelo che produrrà dei fiori nuovi. In natura abbiamo anche, soprattutto anche in Sicilia, ci sono moltissime varietà di orchidee spontanee, anche sull'Etna. E una di quelle che noi coltiviamo si chiama Bletilla striata. Al momento è completamente a riposo vegetativo, quindi come le piante che vedevamo prima, questa perde completamente la vegetazione, ma non ci potremmo aspettare, per esempio, da un simile bulbillo di avere poi in primavera una fioritura di questo tipo. Quindi un fiore violaceo, leggermente schizzato di bianco, molto bella e molto resistente. Questa qui la raccomando pure in giardino, per esempio, potrebbe essere un'ottima scelta. Bene, con questo magnifico sfondo noi chiudiamo il nostro appuntamento di Aperinews. Grazie veramente per l'ospitalità e per tutte queste dritte. Torneremo, non è una minaccia, perché approfondiremo sicuramente la tematica, ma in chiusura un monito, un consiglio ai futuri giardinieri che ci stanno guardando. È sicuramente non arrendersi alle prime difficoltà, persistere e godere anche degli insuccessi, perché da quelli spesso si apprende più che dalle vittorie. E per questo appuntamento con Aperinews è tutto, grazie della vostra attenzione. Dal campo alla tavola degli italiani, Ecogruppo Italia, azienda di certificazione in agricoltura biologica, garantisce il rispetto delle norme a tutela del produttore e del consumatore. Ecogruppo Italia, con diverse sedi in Europa, certifica i prodotti agroalimentari biologici con gli standard internazionali più richiesti. Ecogruppo Italia, certificazione di qualità in agroalimentare, cosmesi, strutture ricettive, biodetergenze. Eccoci, cattive frequenze. Possiamo dare un'infarinatura veloce in due parole di cosa si parlerà? Si parlerà chiaramente della... Lasciamo il pubblico così. Così. Al centro storico di Acireale, in un'affascinante cornice in pietra lavica permeato dalla storia e dalla bellezza architettonica del barocco siciliano, apre le porte Opera Art Gallery. Con la visione audace di diventare il cuore pulsante dell'arte e della cultura, Opera Art Gallery si propone come uno spazio vibrante ed inclusivo, un luogo dove ammirare opere straordinarie, ma anche crocevia di menti creative e passioni artistiche che si fondono in un'esperienza unica. Protagonista fino al 17 febbraio la mostra personale di Francesco Musante, il maestro ligure che nei suoi dipinti celebra sogni magici, notti stellate e fantasia senza confini. Tony! Oh, chi vi ha combinato? Legati! Come? Chi? Oh, Walter! Walter!